Derby allo stadio del Conero, Daspo per due tifosi della Vispesaro, uno è da 5 anni. Tour, uso del territorio e dei fitofarmaci, divieti e sanzioni, approvato a Fanno un nuovo regolamento del verde. In viale Cairoli terminate le asfaltature del controviale. La rotatoria di via Moriconi a Rosciano approda in consiglio comunale grazie a Fratelli d'Italia, riconosciuta la pericolosità per ciclisti e pedoni. Con Legioni dell'UDC torna a chiedere un intervento urgente all'amministrazione. A Pesaro via libera al progetto esecutivo per il sottopasso dei Cappuccini che collega il centro storico e la stazione con la zona di Pantano. L'intervento di riqualificazione renderà più sicuro e accessibile questo luogo frequentato ogni giorno da pendolari, studenti e lavoratori. Il viaggio a Međugorje e la svolta verso i brani religiosi su Fano TV, la storia dei marchigiani Silvia e Mauro, marito e moglie, uniti nella vita e nella musica. Maria Giulietti compie 100 anni, per lei torta e regali a Famiglia Nova di Fano, a festeggiarla anche il vice sindaco di Gabicemare. Stasera dopo il telegiornale torna a Primo Cittadino, ospite il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale collegandoci con il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli, che ha delle notizie importanti per i cittadini colpiti dall'alluvione del 15 settembre scorso. Onorevole, buonasera. Di che cosa avete discusso oggi in commissione? Buonasera a tutti i telespettatori. Sono appena uscito, sono qua in un'aula della Camera, sono appena uscito dalla Commissione Finanze, dove abbiamo approvato un emendamento al decreto cessione crediti, con il quale viene fra l'altro assorbito un mio emendamento in cui si prevede l'estensione dei benefici fiscali previsti per il cratere sismico anche ai comuni alluvionati, colpiti dall'alluvione del 15 e 16 settembre scorso. Ciò significa che i cittadini che hanno visto distrutta o danneggiata la loro casa dall'alluvione potranno accedere al super bonus, al bonus 110 e anche alla cessione del credito e quindi ricostruire la propria abitazione senza ulteriori oneri. E quali saranno le tempistiche? Le tempistiche dall'entrata in vigore dell'approvazione del provvedimento, che avverrà verosimilmente giovedì prossimo in aula, beneficeranno di questi incentivi tutti i lavori che saranno realizzati fino al 31 dicembre 2025. Grazie onorevole e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. E noi andiamo avanti con il giornale perché il questore di Ancona ha firmato due DASPO nei confronti di altrettanti tifosi della Vis Pesaro residenti in provincia di Pesaro Urbino rispettivamente di 46 e 57 anni che in occasione dell'incontro di calcio con l'Ancona il 28 gennaio scorso allo stadio del Conero sono stati ritenuti responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare il 46enne all'interno del settore destinato alla tifoseria ospite ha acceso artifici pirotecnici creando pericolo per l'incolumità degli altri spettatori. L'altro tifoso invece a seguito di un'azione di gioco non andata a buon fine ha preso a calci un seggiolino del settore ospiti danneggiandolo. Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla polizia scientifica entrambi i tifosi sono stati identificati e deferiti dal personale della Digos alla Procura della Repubblica di Ancona. Dei soggetti colpiti dai provvedimenti, il primo non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni perché già gravato da precedenti specifici, mentre il secondo dovrà restare lontano dagli spalti per 1 anno. Cambiamo argomento. Dopo quasi 8 anni la città di Fano ha un nuovo regolamento del verde per le aree urbane ed extraurbane. Ad annunciarlo l'assessore al decoro Barbara Brunori.
Un traguardo di civiltà e un primo passo nella strategia dell'amministrazione comunale dedicata al verde e all'ambiente. Lo ha definito così l'assessora al decoro Barbara Brunori il nuovo regolamento del verde approvato in Consiglio Comunale, che prevede un insieme di norme sulla pianificazione e sulla gestione di questo settore. Nello specifico sono stati recepiti i dettagli del regolamento regionale redatto nel febbraio 2005, attualizzandolo con alcune prescrizioni per soddisfare le nuove esigenze. Per cui lo abbiamo calato sul territorio e lo abbiamo dotato di ulteriori approfondimenti. Questo regolamento è anche il frutto di un percorso condiviso negli anni, un percorso che ha visto delle osservazioni da parte delle associazioni ambientaliste che sono state recepite e che è ripartito tramite un tavolo di lavoro con il tecnico dei lavori del verde pubblico del comune di Fano, la dottoressa Gabriella Malanga, che ringrazio davvero per il lavoro svolto, con il professor Fabio Salvitano, nonché ecologo forestale e anche docente dell'Università di Firenze, che ci ha accompagnato in questo viaggio ed attualizzato il regolamento calandolo proprio su quelle che sono, su quello che è proprio il territorio e anche il nuovo tempo in cui lo abbiamo approvato, quanto agli ordini professionali che anche loro sono intervenuti. Un altro punto fondamentale per cui diciamo mi sento di sottolineare per aver approvato questo regolamento è quello proprio che garantirà la neutralità carbonica per il 2050. Che non è altro che la certificazione dove si dichiara che la città insomma non emette più di quello che si consuma. Si tamponeranno quindi delle emissioni con delle scelte conservative del verde. Il regolamento è suddiviso in tre parti, ha poi spiegato l'assessore. La prima va ad ottimizzare la gestione delle potature, la seconda riguarda le norme che facilitano i processi di trasformazione del verde perché regolano l'uso del territorio, infine la terza parte che disciplina l'utilizzo dei fitofarmaci, prodotti che devono rispettare criteri e parametri imposti dal Ministero dell'Ambiente. E inoltre si investe tantissimo su quello che è la formazione del personale, perché sappiamo bene che ad intervenire devono essere delle persone qualificate proprio per non andare a danneggiare quelli che sono i benefici di tutto l'apparato del verde. Il regolamento è un regolamento di indirizzo, ricordiamo, ma è anche prescrittivo per tutto quello che riguarda la parte delle sanzioni dei divieti. È un regolamento cogente per quanto riguarda gli interventi dei lavori pubblici, quindi dobbiamo necessariamente osservarlo, e nello stesso tempo è un passaggio culturale importante che ci doterà presto anche di un censimento del verde che accompagnato a questo ci daranno la possibilità davvero di ottimizzare tutti quelli che sono i costi-benefici del verde all'interno del nostro territorio. Significa fare delle scelte giuste e questo sicuramente non deve essere solo il futuro, ma deve essere un presente. Il nuovo regolamento verrà poi pubblicato sul sito del Comune di Fano. A Lido invece sono terminati oggi i lavori di sostituzione dei cordoli e i lavori di asfaltatura del controviale di Viale Cairoli. Domani il cantiere verrà chiuso per lasciare spazio alla realizzazione di un'altra opera importante ed attesa, il nuovo sottopasso accessibile a tutti che collegherà il centro storico e il mare. Lavori conclusi anche nel parcheggio di Via del Risorgimento a Fano, sabato mattina si terrà l'inaugurazione. Torniamo ora a parlare della rotatoria di Via Moricogni a Rosciano di Fano, ritenuta pericolosa per automobilisti, ciclisti e pedoni. Dopo la consegna dell'opera da parte della società Autostrade al Comune di Fano, l'argomento è approdato in Consiglio Comunale da Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia su richiesta di Stefano Polegioni dell'UDC. Sentiamo. Era naturale che accogliessi la proposta dell'UDC in qualità di ex candidato sindaco nel 2019. Ho accolto la proposta così come abbiamo fatto altre volte anche nei confronti di altre forze che non hanno la rappresentanza attualmente in Consiglio Comunale. E a maggior ragione perché questa è una situazione di notevole criticità e qui c'è stato l'interesse di tanti cittadini che hanno sottoscritto un documento per poter risolvere questo problema. Personalmente mi sono trovata in situazione di dover verificare che il problema è contingente. Sabato mattina passavo di qua, visto che frequento il quartiere per avere degli amici da queste parti, e ho trovato una persona che non riusciva ad attraversare, ha attraversato la strada solo perché gentilmente delle auto si sono fermate. Questa è una situazione che va assolutamente risolta e va bene denunciarla, l'abbiamo denunciato in Consiglio Comunale, continueremo a farlo e a sollecitare l'amministrazione perché si trovi la soluzione
soluzione il prima possibile. Intanto voglio dire al sindaco che questo pericolo è stato segnalato qualche tempo fa dai cittadini al comune e l'ho segnalato anche io e con una segnalazione protocollata alla quale non abbiamo mai avuto una risposta. Il percorso che ho voluto fare per andare in aiuto alla richiesta dei cittadini l'ho fatto e l'avrebbe potuto fare anche il sindaco e magari avrebbe concluso molto prima di me. Questa è una strada, come ha detto anche l'assessore, extraurbana di categoria C, a traffico limitato secondario. Attraverso anche quello che dice il decreto è possibile fare gli attraversamenti pedonali e ciclopedonali, chiaramente con degli accorgimenti tecnici in tutto questo. Lavori che si sarebbero potuti fare in corso d'opera al momento della costruzione di questa strada tramite un accordo tra Comune e Società Autostrade, che non sappiamo perché questo accordo non è stato portato avanti, ma ricordo che l'assessore Fanesi un paio di anni fa, tre anni fa, disse che questi accorgimenti, questi lavori si sarebbero potuti fare, l'avrebbero fatti come comune dopo che la strada è stata collaudata e, come da accordi che ci sono tra società autostrade ed enti locali, consegnata al comune. Adesso questo è stato fatto, quindi chiedo intanto un intervento forte su questa rotatoria perché è pericolosissima e non vogliamo vivere quello che abbiamo vissuto nell'incrocio di Rosciano nel 2021, dove c'è stata una situazione molto grave. E poi provvedere anche a liberare Rosciano da questa barriera che non permette ai cittadini di attraversarla per raggiungere il centro storico. Argonauta e la Lupus in Fabula hanno lanciato un appello al Comune di Fano e alla Fondazione Carifano affinché acquistino la Selva Severini. Le due associazioni in una nota hanno spiegato che la Selva Severini, detta anche Selva di Ponte Varano, sta per essere venduta all'asta e spezzettata in una decina di lotti distinti. Si tratta di un bosco di quasi 4 ettari situato in una collina sulla sponda destra del torrente Arzilla a Fenile di Fano. È composto da un querceto caducifoglio mesofilo ad alto fusto e l'interesse botanico è dato dalla presenza di specie che normalmente vegetano a quote più elevate. Per questi motivi la Regione lo ha inserito tra le aree protette, ma ora c'è il rischio che finisca in mani diverse, hanno proseguito le due associazioni, e che si perda la gestione di salvaguardia. Pertanto sarebbe opportuno che un ente pubblico acquisti tutta l'area. Il prezzo si aggira sui 76.000 euro. Successivamente, hanno concluso, potrebbe essere affidato in gestione ad un'associazione o entrare a far parte di Casa Archilei. L'asta sarà il 27 aprile. A Pesaro invece dal mese di maggio partiranno i lavori di riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Marco Lonigro. Approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottopasso ciclopedonale dei Cappuccini a Pesaro. L'intervento, dal valore complessivo di oltre 700.000 euro, prevede la messa a norma e il rinnovamento dell'attuale sottopassaggio che collega il centro storico e stazione con la zona di Pantano. Tra i più importanti perché si interviene su una zona, se vogliamo, l'unica zona degradata della nostra città, in un sottopasso oggi pedonale che collega la parte, diciamo, di Pantano, di Villa San Martino rispetto alla zona del centro, della stazione del treno e del mare. Un intervento questo che andremo a realizzare a partire dal mese di maggio, per cui come ufficio, come gara appalti, siamo già partiti rispetto alle ditte con le manifestazioni di interesse rivolte appunto alle ditte. Un cantiere che coinvolgerà anche Marche Multiservizi, che ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per l'intervento che poi con il quale andrà a rimuovere le interferenze rispetto alle condutture del gas che qua passano. In che cosa consiste questo intervento? Sono 700.000 euro, come dicevo, ci sarà una messa, se vogliamo, anche in sicurezza della zona, ma un addolcimento di queste pendenze oggi del 15% con una pendenza dell'8%, quindi darà la possibilità anche alle biciclette di poterlo attraversare senza dover scendere dalla bicicletta, una riqualificazione di questa zona con una maggiore decoro anche delle zone verdi, una maggiore illuminazione, la realizzazione anche di una telecamera di sicurezza e quindi un intervento che, se vogliamo, ridarà anche splendore, come dicevo, ad una zona che in questo momento in realtà si presenta, diciamo, decisamente non tra le migliori della città.
Quello della stazione è un nodo strategico del progetto di rigenerazione urbana della città, una zona sulla quale l'amministrazione, in accordo con le forze dell'ordine, sta lavorando molto per trasformarla e renderla più vivibile, fruibile e sicura. Quando si fa un'opera di riqualificazione cambiano anche le frequentazioni poi che girano intorno a questa zona. In questi mesi devo dire che c'è stato un lavoro importante portato avanti dalla polizia locale sotto l'assessorato Enzo Belloni, ma anche un ringraziamento a tutte le forze di polizia, dal questore, dal comandante dei carabinieri e da tutti coloro che in questi mesi stanno portando avanti operazioni importanti. Un intervento questo che durerà tanto perché richiede tutta una serie di attenzioni e anche di problematiche da gestire. Gli interventi riguarderanno il sottopasso e non solo. Infatti è prevista la realizzazione di un centro dedicato a tutte quelle attività collegate alla bicicletta. La bicicletta poi diventerà anche questo un luogo centrale rispetto alla realizzazione di un bike hub nell'ex deposito delle locomotive della stazione del treno. Diventerà un luogo dove dall'officina a tutta una serie di servizi collegati all'utilizzo delle biciclette, nonché la realizzazione anche di un vero e proprio deposito, di uno spazio dove chi raggiunge la stazione del treno, il centro storico, potrà lasciare in sicurezza, perché sarà un luogo videosorvegliato con l'accesso utilizzabile soltanto mediante una tessera magnetica, dove si potrà lasciare la propria bicicletta. Sono due interventi però appunto molto importanti che danno anche continuità rispetto alla riqualificazione di questa zona. Altro importante riconoscimento per il coro Una scuola tra le note della scuola Fabio Tombari di Bellocchi di Fano. Sabato scorso, infatti, nell'Abbazia dell'Annunziata di Sestri Levante si è svolta la quarta edizione del Gran Premio Internazionale di Canto Corale Coramare. La competizione ha visto la partecipazione di 10 cori distribuiti su 5 categorie. Novità di questa edizione è stato il primo concorso internazionale si fa solamente in coro, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il coro fanese, diretto dal maestro Giorgio Caselli e rappresentato dalle classi quinte, ha partecipato con il progetto Meravigliosa, nato dalla straordinaria collaborazione con il cantautore Tony Bungaro e il musicista fanese Marco Pacassoni. I ragazzi sono tornati vincitori classificandosi al primo posto. Premiata sia l'intonazione e la musicalità del coro, sia la progettazione che si è distinta per creatività, originalità e inclusività. E adesso vi raccontiamo la storia di Silvia e Mauro di Rosora, in provincia di Ancona, uniti nella vita e nella musica e amanti dei brani religiosi. Silvia il mese scorso si è piazzata al secondo posto al Christian Music Sanremo Festival con il brano Lontano da qui, scritto dal marito. Sono anime un po' fuori posto, sono io alla ricerca di te. E sulle note di Lontano da qui iniziamo questa chiacchierata con Silvia e Mauro, marito e moglie che hanno in comune anche la passione per la musica. Da quanto tempo state insieme e quando avete iniziato a scrivere e registrare brani religiosi? Allora, diciamo, ci siamo conosciuti ad un collegio docenti, perché entrambi insegniamo, e da subito abbiamo capito che c'era questa passione per la musica condivisa. E poi dopo, ecco, abbiamo incominciato questo percorso nel 2015, quando siamo stati a Međugorje, e da lì è iniziato un po' il tutto, ecco. Questo discorso proprio della scrittura e anche della ricerca verso Dio, verso la fede. Quindi lì è stata proprio la svolta? Sì, diciamo che poi nel 2017 ci siamo tornati, nel 2015 la prima volta, nel 2016 ci siamo sposati, nel 2017 ci siamo tornati, poi il tutto è veramente iniziato nel 2020, quando con la nascita di nostro figlio è scattata la scintilla. Cosa è successo nel giorno antecedente alla nascita di vostro figlio? Esatto, lo racconta mia moglie che... Stavamo registrando il brano che lui ha scritto, che si intitola Anima in viaggio, però io con il pancione ovviamente ero proprio affaticatissima e quindi erano intorno la mezzanotte. Sì. E abbiamo finito a registrare questo brano, ma ero stanchissima, quindi gli facevo: Mauro, io devo andare a letto perché non riesco più a stare in piedi. E infatti la mattina seguente poi si sono rotte le acque e quindi è nato. Però è stato molto bello, perché a parte il periodo
2020 molto scuro, ma per noi è stato comunque luminoso per la nascita di nostro figlio Michele. E questa canzone che lui ha scritto mi ha accompagnato poi in tutto il percorso anche in ospedale, e quindi Michele è cresciuto con la melodia. Quindi durante veramente i primi giorni di vita anche del piccolino, la mamma gli faceva sentire questa canzone, quindi è stata una cosa molto bella, molto, sì. Un disegno che sembrava perfetto. Invece Lontano da qui di che cosa parla? Allora, Lontano da qui racconta un percorso interiore, quindi un travaglio, un grido interiore di un'umanità che si sente in balia, no? In questo periodo storico molto particolare, un periodo dove assistiamo a una crisi di valori, e quindi Lontano da qui vuole essere proprio un messaggio diverso, dove la preghiera diventa canto e quindi l'umanità che ritrova la speranza in Dio e con la fede e la luce riesce a superare i limiti del proprio orgoglio e del proprio egoismo. Quindi a febbraio l'abbiamo portato alla seconda edizione del Festival Cristiano a Sanremo e siamo arrivati secondi. Quindi molto soddisfatti. Al di là del risultato, è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo conosciuto altri artisti, tutti uniti proprio per questa condivisione sulla fede e sull'evangelizzazione, e quindi è stata una bellissima esperienza. Lodare Dio attraverso tornato a casa, ho subito scritto un altro brano che si chiama Ti sto cercando, quindi spoileriamo questa che il prossimo news. Questa news è che il prossimo sarà avrà questo titolo, e quindi si continua tutto in maniera molto naturale, senza forzature, quindi arriva l'ispirazione e così, e nasce il pezzo. Grazie, intanto continuiamo a sentire Lontano da qui. Torniamo a Fano, perché questa mattina a Famiglia Nova sono stati festeggiati i 100 anni della signora Maria Giulietti. Fiori, regali e una bella torta. Nella casa albergo per anziani Famiglia Nova a Fano è stata festeggiata un'altra centenaria. Maria Giulietti, nata nella frazione di Farneto di Montelabate il 27 marzo 1923 e residente a Gabicemare. Insieme a lei questa mattina i familiari, gli operatori e il direttore della struttura che la ospita. Inevitabile chiedere alla signora Maria quale sia il segreto, secondo lei, della longevità. Di far bene a tutti. Eh sì, perché far del bene a tutti, come dice la centenaria, produce benessere e felicità. Maria, rimasta vedova 44 anni fa, è sempre stata circondata dall'affetto dei suoi cari. Ha 3 figlie, 6 nipoti e 3 pronipoti. Che mamma è stata la signora Maria? Tosta, abbastanza. Si è fatta sempre intendere nella sua vita. Che cosa ha fatto nella sua vita? Casalinga, ma è anche stata una donna che seguiva il marito, mio babbo, quando andava a pescare, vendeva il pesce al mercato cattolico. Come descriverebbe sua mamma? Una donna grintosa che ha sempre fatto di tutto per i figli, per accontentarli e perché fossero dei bravi ragazzi, delle brave ragazze. Siamo 3 femmine, per cui... E c'è riuscita? Sì, c'è riuscita. Siamo brave. Come si trova in questa struttura? Molto molto bene, direi che non solo lei si trova bene, ma tutti quanti, perché sono veramente tanto tanto curati, seguiti e fanno tante belle cose. Questo lo devo dire e lo ripeterò sempre all'infinito, e i ragazzi lo sanno. Tanti auguri a Maria, tanti auguri a te.
Altra giornata di festa a Famiglia Nova, tra l'altro non è il primo centenario che si festeggia nel 2023. Assolutamente, una bella giornata di festa, per noi è il secondo centenario del 2023 e viviamo una situazione particolarmente felice e insolita in cui attualmente accogliamo 4 ultracentenari. Sicuramente è un dato che ci fa riflettere, ci fa sicuramente molto piacere e penso che indichi anche il fatto che la qualità di vita che riusciamo a donare a queste persone poi si rispecchia in questi risultati bellissimi. Ecco. Prossima settimana un altro compleanno? Prossima settimana un altro compleanno, ne festeggiamo 102. Invece la signora Maria da quanto tempo è qua? Maria è con noi da 5 anni ed è una figura che è sempre stata molto presente nelle attività, nella vita di Famiglia Nova. Una persona molto gagliarda, amante dello spazio aperto, del bel tempo, tant'è vero che oggi abbiamo avuto la possibilità di festeggiare all'aperto e siamo sicuri che l'avrà apprezzato. Vice Sindaco, anche lei oggi non è voluta mancare a questo importante appuntamento per una sua concittadina. Sì, certo, con piacere da parte di tutta l'amministrazione comunale di Gabicemare sono qui per portare ovviamente gli auguri di tutta la città alla signora Giulietti Maria, che è una nostra concittadina, anche se da qualche anno è trasferita qui a Fano, però ancora è una nostra cittadina residente, quindi ci teniamo particolarmente a essere qui in questa giornata di festa insieme a tutta la sua famiglia. È un'occasione particolare anche per noi perché non capita ovviamente tutti i giorni di festeggiare i centenari e quindi cerchiamo di esserci con impegno e volontà perché è un bel momento di festa per tutti. E facciamo gli auguri anche a Enzo Giovanelli e Giuseppina Ubaldi che sabato scorso 25 marzo hanno festeggiato le nozze d'oro. 50 anni di matrimonio per questa coppia residente a Bellocchi di Fano. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale, ci prepariamo ad ospitare il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci che sarà appunto tra poco nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Ci fermiamo per pochi minuti e poi ritorniamo qua in diretta. A tra poco.